i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912 da Calciolecco. Day by day, nuova settimana, iniziamo, è lunedì 8 luglio 2024, 1945, 8 luglio 1945, Lecco gioca contro il Como nell'ambito dell'ultima giornata del torneo benefico lombardo. I cugini hanno già vinto la competizione, non assegna promozione, non prevede retrocessioni. Comunque, il Lecco nella parte bassa della classifica. Nonostante la differenza tra le due squadre evidenziata anche dalla graduatoria, i blu celesti si impongono con un perentorio 9-2. Dopo 17 minuti, Comaschi si trovano in vantaggio di due gol, quelli di Bandirali e Aevi. Dal 25esimo in poi arriva la valanga blu celeste. Aldo Prata Pizzala, Vittorio Schiavi, Arnaldo Salvi, Pietro Riva, autorete di Zandali, ancora Salvi, Pietro Prata Pizzala, Salvi e tre, Riva, grandissima vittoria, la migliore sui cugini, però peccato che ci sia la posizione irregolare di Umberto Renica, che tra l'altro è un giocatore che nella storia blu celeste ha lasciato una traccia abbastanza sensibile. Il giudice sportivo ci nega la vittoria e assegna il 2-0 a tavolino per gli ospiti. Per quanto riguarda i compleanni, Nicola Colombo, classe 1996, ha giocato per tre stagioni a Lecco, a partire dal 2015, proveniente dalla Beretti di Arenate, lui che è di Erba, qua vicino. Lasciato Lecco nel 2018, infatti dopo un anno sabbatico, così diciamo, è andato all'Arcellasco, città di Erba, dove ancora esordito in blu celeste il 16 settembre 2015, Lecco Sondrio 3-0, dentro al 72esimo posto di Paolino Vignali. In quel campionato giocato dai blu celesti ad alto livello, ma con un Piacenza che ha fatto ancora meglio, 96 punti contro gli 80 che sarebbero stati strasufficienti per vincere, più 20 sul Seregno terzo. Colombo comunque ha partecipato ma marginalmente, collezionando altre tre presenze di cui una da titolare, sostituito con un compagno e due brevi spezzoni nelle ultime due gare. La stagione seguente, 16-17, gioca molto di più, è la 13esima-20esima giornata che lo vede protagonista, 7 volte titolare, giocando per intero le partite. Briciole invece nell'ultima stagione, sì, Nicola Colombo è uno dei Bertolini boy, cioè inizia, continua, non va, rimane, si salva. Chiude con 26 presenze ufficiali in mediana al centrocampo, di cui due in Coppa Italia con quasi 50 partite in panchina. Quelle da titolare sono 15, subentri 11, le sostituzioni 3. Si mette lì lui con Cannataro, Cataldi, insomma scrive una pagina di storia che è assolutamente indelebile, importante, fondamentale, che ci traghetta dove siamo oggi. Dico sempre, l'ho ricordato anche un anno fa noi venivamo ammessi in Serie B, poi arrivò il verdetto del collegio di garanzia in seno al CONI che ci tolse, poi arrivò il TAR il 3 di agosto, la sentenza definitiva il 30 e tutto quello che vogliamo, però passaggio cruciale fondamentale fu quello del 7 per andare poi a vincere i ricorsi, perché senza quel parere positivo, guardate che con senno di poi penso non ce l'avremmo fatta. Comunque, senza andare a scomodare cose vecchie e ormai direi decisamente sotto un bel velo di polvere spesso, come dico sempre e come ho ricordato già allora, quello che è arrivato nel 2023, nell'estate del 2023, è molto figlio di quello che è successo il 21 maggio del 2017, perché se noi non avessimo salvato la pelle lì grazie a una banda di splendidi pazzi visionari assolutamente, e non so che fine avremmo fatto, saremmo andati in eccellenza, ripescati, boh, chi lo sa, forse sì, forse no, sarebbe stato un percorso, per come la vedo io, molto diverso. Era una sliding door e la sliding door si è aperta, siamo passati oltre, abbiamo visto cosa c'era e c'è stato un bel futuro oggi presente, perché comunque siamo retrocessi dalla Serie B alla Serie C, vero, però ci siamo visti due promozioni, una costruita, voluta e non dico facilmente, perché facilmente quando vince non esiste mai, tenuta,
l'altra in modo totalmente inaspettato, però comunque ci siamo tolti belle soddisfazioni. Abbiamo fatto l'anno in Serie B, abbiamo visto vincere a Palermo, a Pisa, col Parma, ce la siamo goduta, dai, ce la siamo goduta. Oggi invece, come diciamo da qualche giorno, sì, so che insomma, magari si rischia di essere un pochino ripetitivi, ma è l'attualità questa. L'attualità è quella di un lavoro molto sotto traccia, un lavoro di costruzione a fari spenti che ci sta e va bene, e che insomma ci porterà oggi a parlare finalmente con questi nuovi protagonisti, no? Li abbiamo ribattezzati i tre moschettieri in modo simpatico, comunque, anche per dare, insomma, è sempre calcio, ci sta inventarsi qualche cosa di, come dire, un po' fuori dei binari rispetto al solito. E parliamo ovviamente del club manager Michelangelo Vitali, del DS Minadeo, del nuovo allenatore Baldini. Michelangelo Vitali, Antonio Minadeo e Francesco Baldini, quindi sono loro i personaggi apicali cui è stato affidato il compito di costruire e far andare forte telaio, motore, aerodinamica, insomma la vettura, con quel bel adesivo chiamato Calciolecco 1912 stagione 2024-2025. Attorno le figure scelte per gli altri ruoli, per la comunicazione, per insomma tutte le altre aree. Qualcuno rimane a Lecco, qualcuno rimane, qualcuno ancora insomma cambia, perché in quello che è, diciamo, lo staff inteso in senso lato, ma lo staff è formato da varie figure, no? C'è lo staff tecnico, lo staff medico, dicendo comunque ci sono anche altri cambiamenti, soprattutto appunto sul fronte medico, ma comunque ci sarà anche qui una base che continuerà a dare il suo contributo a livello di continuità. Quindi ieri ho letto conferma in blocco staff medico, no, non mi risulta, però insomma sì, per una continuità che sia quantomeno parziale. Questo assolutamente sì, è una situazione che abbiamo già visto anche funzionare comunque bene in anni recenti. Oggi questa conferenza stampa appunto di Vitali, Minadeo e Baldini, che ci potranno dire tutto, fondamentalmente tutto quello che si può dire, non tutto evidentemente, ma tutto quello che si può dire, assolutamente sì. Ci potranno dire se sono arrivati ad Ama sul ritiro, questione della quale mi risulta si stia occupando Vitali. Confermo un po' quello che ho detto nei giorni scorsi, ovvero che si va sulla provincia di Bergamo. Mie informazioni non erano su Rovetta e Clusone, ma comunque provincia di Bergamo sì, quindi iniziate a geolocalizzare di massima quello che può essere qualche prossimo giro nelle settimane a venire, non fra molto tempo, location, date, anche capire un po' le amichevoli, perché insomma in tanti si sono già organizzati. Noi abbiamo uno scotto legato al tempo che inevitabilmente dobbiamo pagare. Banalmente Vitali è una settimana che è operativo, la notizia è uscita letteralmente una settimana fa. La scelta era su Mangiarano inizialmente, poi c'è stato questo diverso modo di interpretare e vedere le cose che ha portato a cambiare strada, a scegliere un altro tipo di figura. Però ovviamente c'è un attimo di adattamento, però ecco, questi sono i primi piccoli dettagli che riusciamo a raccontarvi con una certa certezza, perdonate insomma la ripetizione, però questo è quello che ci arriva in mano. Questo sul mercato, ovviamente operativi Minadeo, Baldini con Francesco Liberti, vicepresidente designato, quindi ci sono queste due aree che continuano a lavorare per i rispettivi campi di competenza. Sono tante le figure che sono arrivate, c'è da integrare
insomma, loro con il gruppo che già c'è, i dialoghi con i rappresentanti quantomeno dei giocatori sono in corso, non tutti rimarranno evidentemente, che so, non penso che, penso proprio che ad esempio Marrone rimarrà, anche su Caporale metto un punto di domanda, Crociata lo do per uscente, su Buso sapete che ho una posizione da 50-50, da serie che da sempre non sono convinto che ora della fine ci saluterà, non lo farà nei prossimi 8 giorni, 10 giorni, quantomeno per quelle che sono le mie idee. Chi è rientrato dai prestiti avrà, non tutti ma alcuni assolutamente sì, la concreta possibilità di rimanere, penso a Matteo Battistini che potrebbe anche prolungare se troverà l'accordo, perché delle proposte in mano le ha, ma per l'appunto potrebbe, da quello che mi risulta, rientra nei piani, quindi potrebbe trovare la quadra per la permanenza, e so che tanti questa cosa farà piacere, perché in tanti insomma hanno salutato con delusione la sua partenza, perché se i 6 mesi di Serie B sono stati complicati per lui come per quasi tutti, dopo non è che voglio dire le cose sono andate particolarmente bene, e via dicendo, ci sono tanti altri giocatori, che so, Melgrati per l'ora della fine rimarrà, idem Seliak. Su Bianconi sinceramente non vedo grandi margini, però è anche presto, però è anche presto per lanciarsi in certezze. Oggi si può parlare solo di possibilità più o meno elevate legate alle volontà, che siano della società, che siano degli atleti, i giocatori, che siano reciproche, di rimanere o di partire. Queste sono un po' le, è un po' il borsino della situazione. Ci sono anche altre situazioni che saranno, a mio parere, da valutare nel percorso che verrà fatto, il ritiro e via dicendo. Una delle queste, a mio parere, anche su un under, è quella di Mattia Tordini, che ha una collocazione abbastanza rigida in campo e attorno al quale andrebbe disegnato uno schieramento che sia un 3-4-1-2 o un 4-3-1-2 per farlo rendere al meglio, in modo appunto da riuscire a valorizzarne fino in fondo un talento che c'è, ma che abbiamo visto per una parte di tempo percentualmente molto minore rispetto a quella che l'ha visto esprimersi in una forma opaca, per gli infortuni, per la scarsa fiducia datagli e che lui esprimeva in campo. Quindi questa è un po' la situazione, è un po' un pallino di tutti i Tordini, chiaramente lo sappiamo perché ci ha abbagliato con Zironelli pochi anni fa e poi l'ha fatto invece solo a tratti nel corso della sua seconda vita in blu celeste. Adesso potrebbe iniziare la terza, io spero si riesca e riesca a fare sintesi di tutte quelle che sono le sue possibilità, perché noi potremmo avere in mano un talento dal valore economico non solo importante, ancora tutt'altro che lucidato fino alla sua forma di maggior brillantezza. Ci risentiamo oggi, appuntamento allo stadio è per la seconda parte del pomeriggio, quindi poi seguiteci su lcnsport.it, vi raccontiamo tutto in formato testuale, formato video, non avete niente da perdervi, non potete perdervi niente, vi raccontiamo tutto. E poi stasera il blu e il celeste, la passione di una vita, ore 21:30, e insomma sarà una serata interessante, seguiteci che in giornata vi daremo delle novità. Buona giornata a tutti, buon inizio di settimana a tutti, forza, ecco sempre.